davvero tanti soldi, come del resto tutto. Se no avremmo avuto già una delle due punte che tu penseresti, così siamo chiari oggi. E avremmo avuto già Cech e Janko prima come tempistica, perché bisogna essere chiari, perché Antonsson era qua ed era uno dei tre giocatori che avevo pensato subito: Janko, Cech Janko, Cech e Antonsson. Allora, c'erano quattro giocatori che potevamo prendere: John Guidetti, Cech, Antonsson e Janko. Ti sembra un po' quattro giocatori? Sono tanti, sarebbero stati tanti. Però tu hai detto bene una cosa: non ci siamo potuti muovere prime. E stiamo facendo fatica anche a muoverci adesso, perché se no la punta l'avremmo già qui a casa, con la disponibilità dei ragazzi direttamente e dei loro procuratori. Cioè, si lavora con quello che sia. Io non ho problemi, perché se uno fa due conti sono i soldi che sono entrati in pochi mesi, diciamo che è stato fatto un lavoro, permettimelo, straordinario. Perché tu devi calcolare anche quello che è entrato di Viviano, quello che è entrato di Igdal e quello che è entrato di Britos. E quello che è uscito, nulla, pochissimo. Fai la differenza e tu capisci quanto in due mesi si sia fatto bene qui. Forse le due cose insieme fanno fatica ad andare d'accordo, perché sennò permettetemi di dire che le idee non mancano, anche a livello internazionale abbiamo sondato. Poi voi una pista straniera non la sapete, perché non è mai stata detta, perché è una pista straniera. Poi però dopo ci si scontra sempre con questo, gratis a giugno. Io non ho mai visto delle punte gratis a giugno, è dura. Io vi dico anche una cosa: due giocatori li ho già fermati a parametro zero per il prossimo anno. Cioè, se un anno di tempo, io il prossimo anno con questa squadra spenderò 1 milione. E intanto Bagni ha annunciato anche di aver già preso 3 giovani stranieri che saranno ufficializzati nei prossimi giorni per l'attaccante, per la prima squadra. Il sogno di Bagni era Trezeguet. Andiamo a sentire ancora Bagni proprio che parla partendo da Trezeguet. Ci abbiamo creduto fino a ieri sera. Ebbene, che ci eravamo già incontrati qui a Bologna col suo manager. Era disponibile a prezzi veramente bravo, perfetto. Ovviamente, avendo ancora delle ambizioni e avendo ancora delle richieste, lui ha fatto un ragionamento: o vado a giocare per soldi in un paese che mi scelgo, che non ho problemi a trovare, o gioco vicino a casa in una società magari francese. Boh, bravo, bravo. Magari però permettete di livello superiore in questo momento al Bologna. Ed è un ragionamento che è fila. Dispiace, perché diciamo che acqua fresca potrebbe essere quello che. Anche prima della partenza del tiro. Domenica, però dobbiamo per forza fare prima, se non sarà oggi si potrebbe chiudere, tra oggi e domani. Sì, io spero di sì. Una punta la dobbiamo chiudere per forza, dai, perché se poi il centrocampista dovesse arrivare martedì, poi tu dimmi se sbaglio, dico, o mercoledì, no, ho detto al difensore devo andare a parlarci per cercare di anticipare un'altra situazione. Potrebbe essere Anzi. La Roma è uno stato. No, Saba ne capisce di calcio, perciò non è un ostacolo, è una trattativa ed è questione di, ma non di tempistica, lui fa una scelta di vita, è solo quello. Con il ragazzo ci ho già parlato direttamente, però voglio vederlo, voglio parlargli, voglio capirlo e poi decidere a lui. Vuol venire in Italia, questo. Io penso che giocherà in Italia il prossimo anno. La Ramirez non si muove ancora. Ramirez e Della Rocca rimangono qui, e voi quando eravamo qui quando un mese e mezzo fa non ci credevate a questo. Sono sicuro che nessuno che era qui. Bravissimo, allora ci rivedremo a fine agosto. Mudingai ha delle ambizioni, lo sapete, no? Ha delle ambizioni per migliorare la qualità della squadra, sua. Però stasera o massimo domani potremmo avere una risposta. È una squadra importante. Ha richieste anche in Spagna, sì. Ma noi dobbiamo capire, anche lì bisogna fare due conti e capire anche le esigenze del ragazzo. Però qualche richiesta ce l'ha. E non è che siamo obbligati a per forza a cederlo a Mudingai. No. Abbiamo la Coppa Italia e il campionato. Manca una punta. Noi quattro difensori li abbiamo, tu sai che li abbiamo adesso, quattro difensori. Abbiamo il campionato e la Coppa Italia. Centrocampo secondo me è ben attrezzato, secondo me, se dovesse arrivare l'altro centrocampista, e con una punta questa è una discreta squadra. Forse ci fosse la ciliegina, speriamo.